start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su MacPixel 3, un gioco veramente fuori di testa, lo andiamo a provare insieme. Ringrazio Alessandro che me lo ha regalato. Alessandro, tra l'altro, sempre gentile, mi ha aiutato in passato nelle live di Mirko con Monster Hunter, insomma abbiamo già giocato insieme, lo ringrazio tantissimo. È un gioco assolutamente fuori di testa perché cioè abbiamo preso una bomba e la stiamo mangiando. Cioè sono più di 100 o 100 livelli precisi, veramente fuori di testa. Comunque adesso lo inizieremo, penso questo sia solo un'introduzione. Ci ha fatto mangiare una bomba. Dobbiamo ricostruire la bomba. Prima che esploda. Ok. Che è nel nostro stomaco. Vabbè. Questi sono tutti gli obiettivi che abbiamo completato nel livello. Non siamo riusciti a fare il 100%. E quindi lo rifacciamo. Press scroll. Ok. Ok, se premiamo la rotellina abbiamo la pressione. Cioè praticamente... No, vabbè, possiamo andare solo di là. Però di là c'era qualcosa. Mi dava qualcosa. No, mi posso nascondere. Vabbè. Andiamo avanti. Ah, ok, ci fa rifare questa perché non l'abbiamo completata. Quindi la mettiamo sul tavolo e la mangiamo. Ok. Poi andiamo sul water velocemente. Ma non capisco cosa devo fare. Cioè, praticamente qua devo buttarla fuori dallo stomaco. Ma... Ah, c'era il contorno. Ok, dai, ci proviamo con calma. Così, ok, giusta. Questa la mettiamo qui. È giusta. Questa la mettiamo qui, è giusta. E questa la mettiamo qua, ed è giusta. Perfetto. Poop goes bloop. E quindi... Vabbè, saved. Ce l'abbiamo fatta stavolta. Prima siamo esplosi. 100% passato per il livello. Gioco così. Leggero. Dicono sia bello anche più del 2. Il 2 non l'ho mai provato comunque. Adesso stiamo precipitando. Vediamo col tastino qui. Ok, possiamo andare avanti. E qua abbiamo 20 monete. Ma al momento non abbiamo... Cioè, dobbiamo spendere 20 monete, ma non abbiamo 20 monete, ne abbiamo solo 10. Quindi noi andiamo avanti e vediamo in che cosa consiste questo livello. Adesso io non voglio spoilerarveli tutti, però... Allora, abbiamo uno sportello in cui paghiamo dei soldi. Abbiamo pagato 5 monete. Ah, ok. Cioè, praticamente abbiamo preso a calci la tizia. No, vabbè, io voglio salire. E magari c'è anche un secondo... Save the day. Risolvi la situazione. Cosa... Scusa? Ho un pesce per terra. Lo do al signore? Ah no. Al signore? Gli ho tolto la parrucca e l'ho messa al pesce. Abbiamo fatto solo alcune, pochissime cose che potevamo fare di questo livello.
Ok, vabbè. Sta andando a fuoco tutto. Io adesso qui mi sto versando dell'acqua, ma se io... Ok, la televisione. Che altro c'è con cui posso interagire? Le fiamme. Faccio la pipì sul fuoco, giustamente. Oh, l'abbiamo spinta. L'altro tizio annegato in mezzo. $100 questo. Perfetto. 23 monete. Siamo su una stazione spaziale? Sì. La stile pixel grafico mi piacerebbe molto. Allora, vediamo. Possiamo interagire con questo, che non so cosa sia. Ah, una chitarra. Suoniamo. Rompiamo la chitarra e andiamo giù. Sulla nave. Ok. Come i giochi anni 80, 90, insomma, ne ho giocati alcuni io sui vecchi computer. Sono morto. Vabbè. Allora, praticamente qua prendo... No, questo direi che è andato proprio male. Vediamo se me lo fai... No, me lo fai fare! Praticamente è morto il pilota, sta dormendo. Gli faccio premere i tasti a lui. Molto male. No, ma è fuori di testa. Ricominciamo da capo, quindi. Allora, praticamente bisogna frenare il treno. Quindi bisogna tirare il freno, eccolo qua. Ok, questa era una buona soluzione. Perfetto. Poi sulla stazione abbiamo preso l'astronave prima e ci siamo salvati. Però adesso, se io premessi quel tasto lì, la nave parte da sola. Ok. Beh, abbiamo fatto anche un'altra cosa interessante. Qua cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Prima abbiamo messo la testa nel fuoco, adesso... Ma se io colpissi lui? Con cosa posso interagire? Con questo? No, con questo? Ah, ok, do dei calci, ok. Prendo questo. Lo uso sul fuoco. Lui ha preso fuoco. C'è un candelotto di dinamite. Ok, dai, ci siamo quasi a completarlo quello. E vediamo qua di fare qualcosa di diverso. Allora, questo è andato. Questo cerco di resuscitare. No, finisce comunque male. Anche così. Però dovremmo aver sbloccato altre cose. Ok. Male, si torna alla stazione. Allora, cerchiamo di battere questa volta il... Dato che non c'è altro da fare. Suono la chitarra e poi me ne vado. Ok. E vediamo di fare questa... di completare questa cosa senza fare troppo gli spavaldi come ho fatto prima. Questa è una genialata sto gioco, veramente. Ce l'abbiamo fatta? Questo dovrebbe essere 100%. No, c'è ancora qualcosa da fare. Comunque, allora, qua nella foresta non si sa che cosa si possa fare, perché si può interagire con il fuoco. Si danno i calci a questo. Se io con questo lo colpissi lui con questo. Se io vado di qua lo colpisco. No, scusa. Ok, 80%.
Allora, qua abbiamo fatto tutto tranne provare a guidare noi. Ci siamo schiantati sempre nello stesso punto. Però, questo è un livello ostico. Onestamente, non so. Allora, hold click or space to skip cutscene or scene. Ok. Ma scusami, io adesso. Se io prendo questo e colpisco questo. L'ho già fatto questo però. Ok, e lui prende fuoco. Adesso io prendo calci lui, mi morde un piede e mi ribalta nel fuoco. E dovremmo aver fatto anche l'ultimo finale. Ok, saved. Perfetto. Perfetto, questo è a posto, abbiamo fatto un bel po' di soldi. Poi, è l'aereo che mi manca qualcosa. Cioè, possiamo andare di là. Ok, ce n'è un altro, ci sono un sacco di cose da fare. Tiro la leva. No. Prendo il paracadute. Ah no, scusa, l'ho butto fuori. Va bene. E poi, dopo aver fatto sta cosa, vado giù. Anche se era meglio farlo col paracadute, ma. Ah sì, prendilo, prendilo, prendilo. Mi sono salvato? Sì! Oh, un fucile. È una. Sì, vabbè, sono. Ma ti fa fare le cose senza sapere cosa devi fare. E poi? Ok, mi fai provare ancora questo. Quindi continuiamo. Oh, sta andando fuori col paracadute. Adesso io picchio questo. Perché probabilmente stendendolo me lo fa. Via. Allora, se io prendessi il paracadute, non sono obbligato forse neanche a fare il 100%, ma devo riuscire a finire la cosa, quindi io prendo il verme e pesco col verme e vediamo cosa pesco. Ok, non lo so. Basta. Allora, quello si butta giù. Se io prendessi il paracadute lo buttassi giù. Senza dire niente, mi butto giù anch'io per far prima. Prendo questo. Arrivo giù. Adesso io voglio pescare con una banana. Vediamo. Ok. 50%. Allora, credo sia tutto giusto fino a questo momento. Mi ricordano un po' anche quei giochi a scelta multipla che ci sono. Ah, scusa, se io butto giù anche questa. Adesso voglio fare una cosa. Se io mi butto e prendo la pala. Ok. E va bene. Me lo farei fare di nuovo. No, non ho capito la meccanica. Probabilmente chi di voi ha già giocato a giochi di questo tipo lo sa. Mi fai fare perché devo continuare la storia nel modo giusto, immagino. Quindi io prendo il paracadute. Cioè, perché era. Ah, c'era dentro un tizio. Vabbè. Intanto, pesco con un calzino. Voglio vedere cosa tiro su. Un calzino o un piede? Non lo so. Ok. Di nuovo. È che non capisco, prima non avevo i soldi. No! Ok.
Dovevo forse essere più veloce. Forse dovevo essere più veloce. Ma forse riesco a prendere il tipo mentre se ne va? No. Ma qua possiamo buttare... No, vabbè, vai. Prendi questo. Adesso cosa ci manca? Abbiamo pescato completamente tutto, uso questo. E verrà su un verme. Ok. No, non piace. Me ne manca uno. Uno solo da pescare ancora. Andiamo. Fammi prendere questo. Andiamo giù. Non so cosa sia Steve. Allora, abbiamo pescato con tutto. Peschiamo con la pannocchia. L'ultima che mi manca. Tecnicamente abbiamo finito. Perfetto, 100%. E abbiamo preso altri soldi. No, ma c'è qualcosa che non ho capito di tutto questo. Perché devo andare dietro, picchiare questo tizio. Così. Ma dai. Cioè, devo finire anche questo nel modo giusto. Va bene, allora. Questo l'ho già fatto. E mi sa che non porta da nessuna parte perché finisce così. Ok. Vediamo se c'è qualcosa con cui si può interagire. Tipo. Ah, aspetta, butta giù questo. Butta giù questo. E butta giù anche questo che pesa meno. E poi prendo anche l'altro. E poi guido con l'altro. Vediamo un po' se ce la faccio. Vediamo se con la mia cazzarola anche questo. No, ho sbagliato. C'è l'unico punto nel mare dove nell'oceano che è dove. Vabbè, cerchiamo di capire adesso come fare. Allora, praticamente io prendo questo, lo butto giù. Prendo questo, lo butto giù così pesa meno. Questo qui lo stendo e lo butto giù. Altro con cui interagire non c'è, torniamo avanti. Posso interagire con lui, con lui, con lui. Interagisco con questo. Non mi fa scegliere nulla qui. Non riesco a capire perché continuiamo a finire giù lì. Non so. No, continuo a sbagliare. Sta diventando difficile qua. Allora, prendo questo. Lo lancio giù. Mi lancio senza paracadute. Anch'io. E voglio prendere questo qua col paracadute. No. Quello no. Però se io buttassi giù l'altro e mi aggrappassi all'altro. Allora butto questo. Ok. Mi butto anch'io e prendo lui. Questo è geniale. Ma pensa a te. Bad dude with another dude. Ah.
Cioè, dai, ce l'ho fatta, ho capito cosa devo fare, allora, ok, dai. Cioè, fuori di te, mi ha fatto quella diramazione dell'altro tizio che non c'entra niente, devo guadagnare tempo, assolutamente, devo assolutamente fare veloce. Quindi, vado, prendo lui, colpisco l'altro, gli frego il paracadute, scendo. Poi colpisco questo, scende lui, colpisco lui, no, cazzarola, cosa devo fare? Allora, 1, 2, 3, ok, buttalo giù, aspetta, fammi buttare giù tutto, così almeno anche quello, così almeno mi finisce giù anche lui. E si sa mai che cosa dobbiamo fare. Allora prendo questo, colpisco quello, gli frego il paracadute. Ok. Cadrà giù anche la pala, immagino. Sì, prendo la pala. Cosa posso fare? Scavo qui. Ok. E sfuggo dall'altra parte del mondo. Non l'ho finito del tutto, però direi che è fatto. The day is saved. Perfetto. Interessante. Penso sia una delle cose più fuori di testa che io abbia mai provato. The day is saved. Ci abbiamo messo una vita, ma va bene. Questi sono i punteggi. Ci capisce, bravo. Va bene, adesso cosa si può fare? Esci. Ok. Adesso, the quick menu, to access area. Ok, perfetto. Quindi praticamente qua possiamo andare. Qua si poteva pagare prima, mi pare. E qua possiamo andare nelle aree già visitate. No, sono aree nuove. Ok. No. Vabbè. C'era di là la possibilità di prendere i soldi, di usare i soldi, ma non me lo fa più fare perché... Ok, devo prendere il treno ancora. Eh sì, perché qua non mi fa fare niente. Ah, però posso andare di qua. Play more round to unlock this area. Ok. Praticamente sì, dobbiamo andare avanti, questi. Ok. Posso giocare per 100. Questo è rotto. Non c'è niente. Ah, questo qua? Non mi fa giocare con questo affare qua. No. Vabbè. E questo è lo stesso tizio che abbiamo visto sulla stazione spaziale. No, non posso fare niente, ma questo... No, quello non ha colto. Non reagiscono. Però posso entrare nel vicolo qui. Si può andare di qua. Il maniaco dell'impermeabile. Cioè, praticamente abbiamo pagato tutti i soldi. Siamo entrati in una nuova area dove saliamo sull'elicottero e va via. Comunque, in conclusione, il gioco costa 4 euro, li vale per quanto è fuori di testa? Assolutamente sì, calcolando il contenuto, le risate, la genialità, il fuori di testa, quindi è veramente, veramente consigliato. Io ringrazio ancora Alessandro, adesso io non voglio spoilerarvi ulteriormente, non so cosa io stia facendo,
Non so neanche cosa stia facendo lui, praticamente gli ha staccato i fili dell'elicottero per scendere e abbiamo sbloccato una cosa. Se qualcuno di voi conoscesse la serie di MacPixel e volesse raccontarmi un pochino come funziona, cioè, ma credo che la risposta che temo di più e che arriverà sarà non ha un senso, quindi non c'è niente da spiegare, vedasi questa scena qui. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao.